Bella ragazzi, carichi come non mai, da Fuse Gamer. Oggi ragazzi siamo qui con un video di merda. Io oggi purtroppo andrò a fare una delle 24 ore più brutte che si possano fare. Siamo in villa Napoli Creators e andrò a mangiare i loro scarti di cibi per 24 ore. Quindi mi raccomando, se volete un'altra 24 ore pazza del genere... Che animali? Poi mi sono appena svegliato, scusate se non sono carico come non mai. Però vorrei caricarmi vedendo cosa hanno lasciato per colazione. Gli scarti saranno pochi sicuramente. Forse, chissà. Incredibile, un fetillo incredibile. Mi dispiace, devo andare. Il mio posto è là. Fai, lasciate una bella intonazione. No, ma io mi avete lasciato qualcosa. Ma la lascia, Andri. La colazione, non so, un bicchiere di latte. Non è. Devo mangiare i vostri scarti. Allora, tu sei lo scarto. State zitti perché io ho una mente geniale. Ieri cosa abbiamo mangiato? Cosa abbiamo mangiato ieri? La pizza. Bene. La prima mattina. Non ci credo, quando non l'ha messo. Oh, gli scarti sono anche questi. Sto mangiando la pizza, sto mangiando. Merda. I cornicioni. Non ci credo. Vado, Andri, mamma mia. Che c'è fa? Vai, tra il non mangiare e mangiare. Che c'è fa? C'è di mezzo. Il mare? Chi lo sa questa di chi era? Ma paracum. Ecco! Non ci credo! Vabbè dai, andiamo su buone. Non l'avevo dubbiato. Buone era paracum. Voto, Andrei. Allora, posso dire però, è maggio. Gli scarti. Andiamo bevande, posso bere uno per voi. Cioè posso pure bere molto più di voi. Non devo bere i vostri scarti. Le bevande dentro il nostro corpo sono necessarie. Quindi vamo a prendere un bicchiere d'acqua, di latte. Cominciamo il latte, Andrei. Guarda là. Ah beh, mi serve il latte, vai. Ma scherziamo. Un latte è un po' più scarto la pizza. No, mi serve un latte perché è una cosa di calcio. Se non lo bevo, se comincio a non berlo divento intollerante al lattosio. Ma se sento un po' di calcio, scingo qua fuori. Guarda quanta pallone ci sta. Non è quello che intendevo. Comunque veramente, a parte questa parte qua è tutto immangiabile. Vabbè, ma tu secondo me lo stai bene con la testa. Infatti devo mangiare i tuoi scarti oggi. Sì, ma mangiati qualcosa, magari la pizza. E come ci mangiamo, fra? Poi là, quel latte. Non mi ha lasciato. Quel latte. Sì, non mi ha lasciato niente, non è colpa mia. Dagli lo scarto del latte. Guardate Renzo Costa, ragazzi, il mio sommelier. Godo! Nel calice sta bello vino. Vino bianco, troppo bianco. Devo farle sapere com'è. Perché è Nusret. Che delicatezza. Oh, ma pensa che roba capito? Ho detto va bene! Un attimo, venga vicino, devo un attimo assaggiarlo. Un mamma mia, che tipo cosa vuole, Andrei! Andrei! No, non ci credo, sopra. Buono. Scivoglio, ma no, veramente, dai. Andiamo, bravo. Giù, ti, parte la cagare sotto, ma poi no, no. Adesso facciamo anche il videozzo con loro, poi ci vediamo a pranzo, sperando mi lascino qualche scarto. Poi raga, una piccola stella. Sei la piccola stella che indosso, sei risorsa, sei il cielo e sei il mondo. Signori, spero che qui si stiano veramente consumando energie, perché poi ci saranno tante energie che dovranno ingerire e magari mi lasceranno qualcosettina. Ah no, quello è peggio. Più consumano, più vogliono mangiare, più quindi niente. Ti devono rilassare. Rilassatevi. Sì, sì, con sua science ci stiamo rilassando una bomba. Visto che Fuse Gamer sta facendo un altro video, perché qui si lavora, ragazzi, dove mangia gli scarti. Ti lascio un po' di pizza, Andè. Vai, tutta. Dimmi tu quanto. No, poco, poco, dai, quella che non mangeresti, il tuo scarto. Qua sono pizza. Mamma mia, sta quando, però, ragazzi. Va a pregare, ovviamente. Per Fuse. Gogo. Mamma mia, vai, sta pizzetta niente male, Dalla prima la... Io. Scarto della pizza di sciale. Cioè, ma è mai lo scarto è così. Tu ti mangi lo scarto dello scarto, tieni. Ecco qua il pranzo. Nella pentola non è rimasto un bel nulla. Oggi il menù offre uno dei miei primi piatti preferiti, ovvero il pesto. E qua li vedo belli affamati. Pesto e panna. Antò!
Sto già digerendo, quindi un buon segnale per te, perché magari mi riempio subito e qualcosa ti lascio. Vedremo. Vediamo un po', ragazzi, ecco qua. Ancora devono mangiare tutti quanti. Fabietto. Ti piace, ma non ti lascio niente. No. Mamma mia, lui. Invece qua non ci metto neanche una speranza. Già fornuto praticamente. Non lascio nulla, Andrei, non ti preoccupare. Neanche tu. Nada lui. Niente. Andrei, se fanno i bravi, se sono generosi, c'è qualcuno che ha una sorpresa anche nel piatto. Se no la mangerà, forse sarà tua. Ok, voglio, ma aspetto che finiscano e raggruppo un po' di pernette, sperando non lo finiscano tutto. Allora, questo praticamente è diventato il mio tavolo da battaglia. Quindi mettiamo tutto qua, vediamo cosa è rimasto. Venite in sovosta tu qua. No, io mangio tutto, non ti do nulla. Però neanche uno. Vabbè, non c'è bene, ti. Veramente? Arrivi. Allora, mica tutti qui, se mangio, tu devo mangiare un po' di scala. A me ti prendo questo qua. Schifo qua, ti prendo. Qua, hai fatto un po' pagare, dai. Andre! Ho conosciuto qualcos'altro. Andre! Vada qua! Grazie Cristian! Oh Andre, ci sono meglio lui! Meglio, dici! Guarda, Fabio Di Mauro! Guarda che ti ha lasciato Andre! Che schifo! Non ci credo, che cos'è sto coso? È giusto! Che schifo! È vero, umano! Ma che schifo! Che schifo Andre! Bagnanza a me, lo scemo fra. Questo è il mio pranzo, ragazzi. Quindi voglio, questi sono tutti gli scarti. Buon appetito, Andrea. Come fai ad essere così entusiasta nel dire questi sono i miei scarti? Mamma mia, Andrea. Com'è il tuo cornicione? Ma questo è lo scarto di che, questa pasta? Okay. Non si è mangiato niente. Sa aggiungere un ingrediente sopra. No, bro, non esagerò. Dai, ti vedi. No, 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 no! No, bro, è zuppare, è pure il zuppare. Zuppa, vai. Posso? Guarda, c'è un pezzo di mozzarella, secondo me. Ma ah, bravo, pezzo di giù, è proprio schifo. Che devo fare? Devo mangiare? Mi scarti, questo è. Oh no, Andre. Conzima pizza, Andre. Ma pure questo fa parte degli scarti, Andre, la carta. Poi ci deve andare. Andre, sì. Ma mangialo. Ma questo è così. È un croquet, è un croquet. Non ce la faccio, ragazzi. Ma la vedo quella. Ce la faccio a vedere. No, non ce la faccio a vedere. Com'è che è un croquet, Andre? Troppo esagerò. Perché è buono? Buono, eh? Oh, però hai avuto, penso, un 60-70 grammi di pasta. Ma penso che ho mangiato più di qualcuno, secondo me. Quando andando tutti a... Andre, però mi devi mangiare il Brussel, eh? Esatto. Stavo proprio là apposta. Io ho detto, da piccolo, sempre le mie cose preferite erano pasta al pesto, poi Brussel. Poi mischiate tutto. Però pasta al pesto, voglio, è un po' pesante, eh? Uom, cago, pi, quartiera, si o traffico permette, c'è buona mezz'ora. Ma non sto, Andre, guarda. Ma questo mattone però lo butto, No, anzi, si è fatto proprio fra Yussel. Già, Yussel è buono. Buonissimo, guarda. Il pranzo dei campioni. Godo! E vai, ciao! Dammi un po', porca miseria. Oh, ma io datemi una patatina. Datemi una patatina. No, è pure tu, muovi. Ma una patatina voglio. Ma magari uno scarto. Già, dammi una patatina. No, ma... quando è fornuto, vengo. No, che quando finiamo, ci diamo la busta. Ma che male che lei cloro. Oh, dammi una patatina. Ma io fortunatamente le ho mangiate nel mio video. Godo! Mamma mia. Io sto aspettando ancora. Andre, aspetta e spera. Che poi so vero. Posso, dai. Vai, vai, mangia, mangia. Sicuro che non ho. Che non mangi da oggi. Non è mangiata tutta urlare. Ci mangiata la pasta di tu, Andrea. Andrea, hai fame? Hai fame? Fame. Questo spren, guarda. Ma cosa puoi essere patatine? Al pomodorino. Arrivata ora di cena, i nostri ragazzuoli già quasi hanno finito, però vedo che stanno arrivando altre piadine. Mister? Incredibile! Si mettono i piedi sul fuoco, incredibile, assurdo. Allora, gli scarti loro, secondo me, visto che mangeranno una piadina, massimo due, secondo me non la lasceranno. Ho in mente una cosa, però devo aspettare che finiscono, giustamente. Questo è il mio scarto. Lo vuoi? L'idea che vi dicevo prima è che oltre alle piadine, giustamente, loro si sono riforniti di affettati. E si affettati, sono avanzati. Ci può avanzare, eh? Abbiamo che anche del petto di tacchino arrosto. Il petto. Prosciutto crudo dolce. Sta piano fuoco, magari perché è così caro? Boh, ci vorrei superare, allora, come lo lascio? Vai, superare. Vabbè, ma è lo scarto. Andrei, va bene, E ho parato una piadina. Le salse non si possono contare? No, che sono avanzate, perché non ci stanno ancora. Ecco, barbe, calzata di mano. No. Mettilo, Andre. No, metti, no, no, non deve mangiare. Cioè. Vabbè, un po' di prosciutto crudo qua degli avanzi. Cotto. Che questo è cotto. Ma no, niente male queste piadine avanzate. Buona. Si sente un po' di saliva di qualcuno, però. Fabio, un voto a questa villa fino ad ora? 8 e mezzo. Ah, beh, come Fabio, 8 e mezzo. Pensiamo peggio. Siamo quasi aspettati. Signori, allora, i miei avanzi sono finiti. Questo è l'ultimo morso di queste 24 ore. È stato un piacere veramente stare in compagnia sia loro che vostri che ci state guardando. Diteci qua sotto i commenti chi è più simpatico del Napoli,
Creators. No, mi raccomando, la sottomarine piazze. Iscrivetevi al canale. Non ci becchiamo ad un prossimo video. E why you? Ciao!